Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e appassionati di sport dalla televisione dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Apriamo con le vicende dell'associazionismo sportivo e degli enti di diffusione e di promozione sportiva e lo faremo con un'esterna. E la domanda che si poneva Ivano Maiorella è proprio questa, cioè se non ce la dovessero fare contabilmente, tante associazioni sportive sarebbero costrette a riconsegnare le chiavi e a dichiarare la non procedibilità gestionale. Sì, diciamo che il nostro settore è stato già pesantemente colpito dalla pandemia, dal lockdown, dalle varie restrizioni e ora si trova davanti degli aumenti per le utenze veramente, veramente corposi. Se va bene parliamo di aumenti del 50-60% per quanto riguarda l'energia elettrica, ma per quanto riguarda il gas parliamo di 7-8 volte tanto il costo di settembre 2021. A me sembra che la guerra non c'entri niente in tutto questo, a me sembra una speculazione, poi l'ha detto anche Cingolani, cioè il fatto che un ministro della Repubblica abbia parlato di, non di speculazione, ma proprio di male indirizzo, cioè dovrebbe tutta una serie di associazioni e di enti sportivi raccogliere le firme e dire che vi siete messi in testa in maniera dura. E contestarle tutte con raccomandate e con PEC, è l'unica strada. Sì, sì, è quello che, non con le raccomandate e con PEC, ma è quello che stiamo cercando di fare, cercando di, insomma, spiegare quella che è la nostra situazione. Ovviamente andare ad inseguire questi aumenti con piccoli interventi qua e là diventa infattibile, impossibile. Occorre un intervento strutturale, come dice giustamente, dice lei. Ma lei crede a una casualità? Perché io queste cose che non comincio alla mia età, qualche capello bianco, a non credere più. No, le dovessi dire con estrema sincerità, no, non crediamo a una casualità, ovviamente, non è percorribile, anche perché parliamo di aumenti, appunto, come dicevo prima, di 7-8 volte in un anno. E quindi matematici e quindi scientifici. Insomma, affrontiamo una situazione sicuramente non contingente, evidentemente, ma ci sono aumenti appunto strutturali. Ora noi facciamo sport, quindi non sta a noi dire se c'è una speculazione, chi la fa. Noi ci troviamo di fronte a questa situazione e chiediamo ovviamente aiuto, perché ovviamente tenere sulle spalle, sulle nostre spalle, solo ed esclusivamente sulle nostre spalle, quello che sta avvenendo è complesso, è veramente molto molto complesso, insomma. Che cosa dicono dal Foro Italico? Cioè, per Foro Italico intendo l'ex gestione CONI che chiamano Sport e Salute, quelli bravi. Scusi, non ho capito l'inizio della domanda. Che cosa dicono dalle istituzioni sportive, da quelli che dovrebbero gestire lo sport italiano? È anche lì che stiamo chiedendo interventi, perché ovviamente le istituzioni sportive subiscono anche loro, per certi versi, quello che sta avvenendo, ma certamente hanno una possibilità maggiore di intervento presso le amministrazioni, presso il governo, di mobilitazione ovviamente. Quindi anche le istituzioni sportive possono far qualcosa per venire incontro allo sport di base ovviamente, però se non c'è la volontà primaria che deve arrivare dall'istituzione di cambiare quanto avviene, ovviamente tutto il mondo sportivo, quello di base per primo, ma poi a seguire è una cascata, un effetto domino, anche il mondo delle federazioni, non della promozione ma dello sport di prestazione, finisce coinvolto, perché una piscina, che è l'impianto più energivoro per definizione, è energivoro per lo sport di base, ma è energivoro anche per gli impianti di prestazione. Ovviamente per noi si sente il doppio, perché le nostre tariffe sono contingentate, nel caso qui dell'impianto Bernardini sono tariffe comunali, quindi hanno un certo range, quindi questo impatto si sente il doppio, ma è una cosa che tocca tutto lo sport, non c'è qualche comparto dello sport che si salva, diciamo così. Ovviamente lei gestisce un ente di promozione sportiva che rappresenta tante realtà del territorio, nella fattispecie romano, del Lazio, eccetera, ma io mi metto anche nei panni di un dirigente di una singola società sportiva. A un certo punto, se uno deve prendere una famosa lavagnetta d'allenamento e tirare i conti, insomma, andarci a mettere i soldi in tasca propria, non mi pare che a questi dirigenti possiamo chiedere il ruolo di diventare dei missionari e andarci a rimettere individualmente. E quindi, se inascoltati, che cosa capiterebbe? Qual è il rischio maggiore? Guardi, ha detto una cosa perfetta, nel senso che già con il Covid nostre stime parlano del 25% di associazioni sportive affiliate solo a WISP che hanno cessato l'attività, l'hanno interrotta o cessata.
Il rischio serio, se inascoltati, è che possano aumentare le associazioni che chiudono, e ovviamente non possiamo chiedere ai presidenti, che spesso svolgono questo ruolo, come ha detto giustamente lei, in maniera secondaria rispetto ad un altro impiego, di rimetterci i soldi propri. Se non si interviene in pianti come questo, ma già sta accadendo in tutta Italia, in altre regioni, in altri comuni, rischiano la chiusura, perché quando una bolletta dell'energia elettrica passa da 50.000 euro annui a 125.000 euro annui, e ovviamente un impianto trova altri 75.000 euro, oppure rischia di fermare la propria attività.